Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace e seguiamo la nostra avventura con il gioco di Titan Quest Anniversary Edition. Allora amici, vi faccio vedere due cosine. Innanzitutto riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la volta precedente. Ok, allora, per quanto riguarda il nostro personaggione, come potete vedere abbiamo dei più a lato di alcune nostre attrezzature, per l'arma, per un anello, per l'elmetto e per quanto riguarda le fasce delle braccia, ok, e anche per quanto riguarda le fasce delle gambe, ok, vi faccio vedere come si fa. Allora, come potete vedere, queste qui sono le essenze delle facce di Idun Ekate. Ok, poi c'è questo qua, che è nient'altro che meno l'essenza del vello d'oro, ok. Allora, come potete vedere, è uno di tre. Una volta che ne avete tre uguali, no? Cliccate col tasto destro e le andate a aggiungere. Deve essere sempre uguale perché non potete aggiungere uno diverso dall'altro, ok? Una volta che ne avete tre, ok, e che questo è completo, allora potete andarlo a aggiungere. Ve lo dice lui dov'è che potete aggiungerlo, sia all'elmo, sia al vestiario, sia all'arma e quant'altro. Ok, allora, detto questo, detto tutto, proseguiamo ragazzi. Adesso vediamo un po' anche la mappa. Allora, noi siamo esattamente qua. La volta precedente ci siamo lasciati qui, appunto che abbiamo passato tutto quel pezzettone lì, eravamo andati dentro nella caverna e avevamo parlato con l'oracolo. Ok, quindi oggi andremo avanti un po' qui, vediamo se c'è qualche altra caverna per andare a controllare, ok? E vediamo un po' se troviamo qualche altro cattivone che ne vale la pena che vi faccia vedere. Ok, detto questo e detto tutto, ragazzi, proseguiamo, cazzuti e cattivi. Ok ragazzi, allora vi faccio vedere la mappa. Noi siamo esattamente qua. Qua c'era una caverna. Ok, caverna naturale, sono entrato, non c'era proprio nulla di che da farvi vedere. Adesso proseguiamo nell'altra zona. Dunque, il teletrasporto era esattamente qui. Questa qui è una bella zona per andare a livellare, ragazzi. Specialmente se abbiamo le specifiche che abbiamo noi, perché i mostri sono ma molto semplici. Ok, quindi danno 89, 101. Ok. Quindi proseguiamo, ragazzi. Dobbiamo insinuarci di qua. Vediamo un po' cosa c'è di bello e cazzuto. Ok. Mettiamo il Todos e qua c'è una missioncina. Innanzitutto attiviamo questo. Ok. You're no monster. Oh, fake Olympus. You should have seen them, a whole army of the monsters. Centaurs and harpies and satyrs marching off. To where? Just a few still here, and the worst of them. They're lurking in the cave at the heart of the camp. Whatever you do, stay away. They'll turn you to stone. I saw it happen. Ok, missione principale giornata, l'origine dei mostri. Perfetto, quindi anche questo l'abbiamo salvato, tra virgolette. Ok, proseguiamo ragazzi. Allora, devo farvi vedere anche un'altra cosa, ragazzi, per quanto riguarda le missioni, esattamente le missioni secondarie, sono riuscito a concludere questo qua, medicina in ritardo. Non ho fatto nient'altro che andare indietro nel nostro tragitto e andarlo a rincontrare. Quindi una volta che noi siamo arrivati a questo punto qua, tornando indietro e andando a riparlare con il mercante, c'era data completata la missione, medicina in ritardo. Ok, perfetto. Andiamo avanti, missione secondaria, missione principale. Va bene. Controlliamo bene questa zona qua. Ok, ragazzi, rechiamoci direttamente verso il nostro obiettivo principale, presuppongo che sia il cattivone. Ok, allora, questa zona qui è una zona che, come detto precedentemente, è una figata perché ci sono tanti bei mostriciattoli e danno tante belle cosine. Ok, come potete vedere abbiamo l'inventario pieno, e vi consiglio ragazzi di andare a utilizzare il teletrasporto, ok, e andare a vendere tutto. Adesso vi faccio vedere nel punto più vicino, che è questo qua, in modo tale che così fate il teletrasporto e il mercante è subito lì nelle vicinanze. Eccolo qua. Tanti prezzi sono tutti uguali. Ok, venduto tutto ragazzi, vi faccio vedere. Tranne queste cosine qua che preferisco tenerle e magari vedere un po' se le possiamo utilizzare
più avanti, perché sono cose molto interessanti. Gerbali dell'oracolo, e vorrei provarli. È che ci richiede intelligenza 99, noi ne abbiamo 79. Ok, il nostro personaggio è abbastanza stupidello. Ok, proseguiamo. Bene, caverne della pizia o della pizza. Grazie per averci aperto. Illustriamole adeguatamente, ragazzi. Come voi già ben sapete, io mantengo o il lato destro o il lato sinistro. Ottimo così, ragazzi. Non è stato affatto facile, eh? Che la vittoria è stata portata a termine proprio in ultimo. Ok, meno male. Abbiamo distrutto questi tre cattivoni qua. Meno male che abbiamo livellato e meno male che il nostro personaggione è cazzuto. Ok. Andiamo in scrigno. Minchia, quanta roba. Ci eravamo appena liberati di tutto il non necessario, e adesso ci andiamo a riempire ancora. Scrigno, scrigno, scrigno. Wow. Ok. Bene. Parliamo col tipo. I let those Gorgons get the better of me. I won't make that same mistake twice. Have you heard of the Telkin? He is a great sorcerer who can summon beasts and monsters to raid and destroy. My village was attacked by a fearsome Telkin. Everyone was killed, everyone but me. I tracked him here from the far east. I would have had my revenge too, if it hadn't been for those Gorgons nearly turning me to stone. He now marches his army towards Athens. By now, that city will be under siege. If you wish to see a Telkin, you'd better find him before I do. For I will have my revenge. Ok, missione principale dell'origine dei mostri, premio 3000. Ok. Vediamo un po' cos'è che ha dato da dirci. Va Thank you, but goodbye. I have matters to attend. bene, scusa se ti abbiamo disturbato. Missione principale della giornata. Ok. Missione completata, l'origine dei mostri. Ok, andiamo a vedere un attimino le nostre missioncine, ragazzi. Ok, viaggio, frega niente. Atto 1, va bene, missioni secondarie abbiamo portato a termine tutte, va bene.
Ok, allora io direi di andare avanti e proseguire in questa caverna, anche perché è l'unica strada. A meno che non proviamo a tornare indietro, ragazzi, c'è una stradina dopo che abbiamo ucciso il ciclope che ci diceva che sarebbe stata conclusa dopo qualche giorno. Io ho i miei dubbi. Comunque, proseguiamo di qua e vediamo se c'è un'altra uscita. E questa è l'altra uscita. Allora, finiamo di perquisire la caverna, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, ci sono questi cattivoni qua. Ok, ottimo. Allora, scrigno, scrigno e scrigno. Big money, oro, oro. Ok, perfetto, e anche questa caverna l'abbiamo oltrepassata egregiamente, devo dire. Fuori usciamo, abbiamo perquisito tutto, giusto? Andiamo un attimino. Sì, tutta. Santuario, sorgente della rinascita. Sì, tutta, perfetto. Oh, siamo usciti. E siamo esattamente vicino a un mercante, comodissimo per andare a smazzare le nostre cose che abbiamo raccattato in quest'isola. Questo è il ponticello, ragazzi, forse era il ponticello esatto dove che prima era stato distrutto. Ok? Bene, devo dire, bene, bene, bene. Vado a vedere la roba. Hello. Hello. Ok, ragazzi, allora ho venduto il Todos. Quindi proseguiamo, vediamo un attimino la mappa, ragazzi. Sì, allora questo qui era il bracciante dove poco prima avevamo ucciso il ciclope, se ben vi ricordate, eh? O forse qui avevamo ucciso il ciclope. Ok, sì, che poi andavamo in spiaggia, una roba del genere. Ok, qua erano. Ok. Perfetto, allora andiamo avanti di qui, quindi la strada è giusta per Atene, se non erro. Andiamo avanti di qui, cerchiamo un teletrasporto in modo tale che poi possiamo salvare egregiamente. Ok. Ok ragazzi, allora mi trovo esattamente qua. Adesso vi faccio vedere un po' la mappa, il pezzettino che mi sono fatto. Trallallero, trallallà. Ok. Qua c'era l'uscita della grotta, va bene. Allora, vediamo un po' questi due qui cosa che hanno da dirci di bello. Allora, capitano. Hold on there. We've got a giant Lemos trapped here. Stay back. Well, the thing is, we don't know what to do with it after we saw what it did to Liegris. Missione secondaria giornata, intrappola nelle rovine. Ok, parliamo con quest'altro. We sent a scouting party out to the Athenian swamps. They haven't returned yet. I don't know what could possibly have delayed them. Spartani perduti, missione secondaria. Allora io direi questo cattivone qui di andarlo a seccare. Cosa dite ragazzi? Eh? Bene, ringraziamo per averci dato una mano i nostri colleghi. Ok, meno male che c'erano loro. How did you do that? When you went in, I expected that Lemos to. Oh, my apologies, noble warrior. I mistook you for a common traveler. Ok, 3000 esperienza, clava chiodata pesante del necromante, va bene. Altro non ci dà. Va bene, questa qui è un'altra missioncina secondaria e vediamo un po' di portarla a termine egregiamente. Qua ho fatto un po' di massacri, ragazzi, per adesso come è livellato il nostro personaggio è ancora ottimale. Campamento dei mostri. Ok ragazzi, vi faccio vedere la mappa, esattamente siamo qua. Ok, mi ha fatto tutto questo pezzettone qui, qui c'erano gli altri colleghi che non hanno fatto una minchiazza, siamo passati di qua, ho per usare tutta la zona a sinistra, qua ci sono degli scheletroni, qua c'è una caverna. Ok,
E adesso sta per russare nella zona destra. Adesso ho visto questo punticino qui interessante, che dovrebbe essere la missione secondaria. Hail! You there! A human face is a sight for sore eyes. I'm sure our captain thinks we didn't make it. Well, we're all right, just a little lost. Missione secondaria aggiornata. Spartani perduti, va If you see bene. our troop, tell them we're on our way. Direi che siamo in cammino. Allora, quindi adesso dovrò tornare dal loro collega, fare il galoppino, andargli a dire il todos esattamente qua. You were in the swamp. You saw them? Oh, good. I was afraid they might have run into trouble in there. Perfetto, missione secondaria aggiornata, spartani perduti, 4000 di esperienza. Ottimo, direi. Quindi anche queste missioncine qua secondarie le abbiamo portate a termine tutte, perfetto. Ok ragazzi, vi faccio vedere la mappa. Allora, siamo esattamente qui, dobbiamo essere alle porte di Atene. Ho fatto questa grotta qui come vi avevo accennato precedentemente, sinceramente non c'era nulla di che, quindi non ve l'avevo fatta neanche vedere. Ok, proseguiamo e vediamo un po' cosa ci dicono i nostri colleghi. Ok, beh, almeno Atene c'è un bel po' di guerrieri. Missione principale giornata è la battaglia di Atene. Ok, parliamo con i tipi. Well, how much has happened since I saw you last? I'm sure the tales you could spin are at least as long as mine. Beh, quanto le tue, non lo so, fino adesso abbiamo fatto tutto noi. Ah, it's you again, still alive. I am lucky to be here myself. I thought we Spartans could stop this nightmare on our own. I was a fool. In our pride, we refused help from our Greek brethren, and Sparta suffered a great loss to the monsters. A soldier knows only attack, but I must be more than a soldier. I must be a warrior and learn to temper my pride. It has become clear that the Spartans must unite with all Greeks if we are to stand a chance against these monsters. I cannot make heads or tails of the Oracle's prophecy, but your deeds in Parnassus are worthy of a hero's song. This Telchin you speak of must be the leader of the horde that attacked us. At the height of the battle, he disappeared, giving us the chance to drive the monsters back. I have heard reports of skirmishes within the city walls. I cannot spare a runner. Would you investigate? Ok, missione principale, giornata della battaglia di Atene, ok. Salute energia ripristinata, missione principale, l'ordine, ok, missione completata, la battaglia. Va bene ragazzi. Allora, sorgente della rinascita, io volevo un teletrasporto. Ok, città di Atene, allora, vediamo di beccare subito un teletrasporto in modo tale che come città deve essere bella di sicuro, guardate che bella. Mi sa che è pure enorme sta cittadella qua. Mercanti e teletrasporto, qui si stanno incartando, va bene. Teletrasporto attivato. Bene, bene, vedo che ci sono anche un bel po' di persone con cui parlare, un bel po' di missioncine da andare ad attivare, mi sa proprio. Ma questo lo vedremo successivamente. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui, spero che la nostra avventura vi stia piacendo, a caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like, vi ringrazio per il ricevuto, ci vediamo con il prossimo gameplay, un saluto a tutti da GreaceGamer78.